rappresentante del governo, colleghi. I due trattati oggetto di presente disegno di legge di ratifica ed esecuzione rappresentano un significato passo avanti nel rapporto tra il nostro Paese ed Emirati Arabi Uniti nell'ambito di cooperazione giudiziaria internazionale. L'estradizione obbligatoria, fermo il rifiuto obbligatorio nei casi in cui essa sia richiesta per reati punibili con la pena di morte, consentirà di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, data anche la realtà sociale caratterizzata da rapporti sempre più frequenti tra Italia ed Emirati Arabi nel settore economico, finanziario e commerciale. In questo senso è dunque importante regolare in modo uniforme il procedimento finalizzato alla consegna di persone sottoposte a procedimento penale o che devono eseguire una pena su reati commessi. La reciproca assistenza giudiziaria in materia penale vuole invece favorire un miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale attraverso lo scambio di informazioni e il ricorso ad importanti strumenti quali la confisca dei beni. Questo è un fatto molto importante. Quindi io chiedo, dico signor Presidente, è importante ribadire che l'intensificazione dei rapporti economici e finanziari tra due paesi richiedono uno sviluppo di collaborazione giudiziaria nell'ottica di corretta amministrazione della giustizia e che aumenta i profitti alla criminalità organizzata. Quindi, Presidente, io concludo con questa affermazione molto importante, che il governo ha a cuore il rafforzamento della posizione dell'Italia all'estero e il suo ruolo fondamentale nell'equilibrio politico internazionale. La ratifica di questi due trattati si pone in continuità con l'obiettivo dell'esecutivo e in linea con il suo programma politico. Per tutti questi motivi, pertanto, signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie, senatore Bobi. È iscritto a parlare il senatore Aimi, ha facoltà.